Ciao, io sono El Gazi e questo è il canale di El Gazi. Vi farò vedere lo studio che mi sono accorto che non abbiamo mai fatto vedere il nostro studio. Questo è lo studio un po' dove registriamo le nostre puntate, registriamo i nostri video e registriamo con i nostri ospiti il nostro podcast in live. Quindi nel 2023 probabilmente ci troveremo a fare delle puntate da remoto e non più in presenza. Ci dispiace, sì, però dovremo anche trovare una soluzione durante il 2023. Stiamo già pensando, però questa è la situazione. Però intanto vi faccio vedere lo studio, che per questi mesi il nostro studio dove abbiamo registrato le nostre puntate e i nostri video. Allora, questa è l'entrata dove prima era una sala di montaggio. Hanno sistemato qui un po' un'entrata dove accogliere le persone. Diciamo che tutto lo studio non è nostro, ma lo condividiamo. Infatti qui ci lavora un montatore, qui c'è il bagno che non ve lo faccio vedere, e questa è l'entrata. Invece qui, grazie a Fabrizio Falcone che ci ha fatto la scritta El Gazi, abbiamo messo anche la nostra. Entrando nell'ufficio, la postazione dove facciamo il podcast, abbiamo qui un microonde, la macchina del caffè che non abbiamo mai usato, c'è Rex e questa, diciamo, è la postazione dove registriamo sempre le puntate. Lì, su questa poltrona qui, è dove abbiamo registrato alcuni video, la famosa poltrona che avete visto con questa inquadratura. Wally non può mai mancare. E da qua è dove intervisto e dove ho intervistato un po' di persone. Microfonino, tac, e questa è la visuale. Visuale ospite. Qua invece ci sono alcuni pannelli che abbiamo usato nel vecchio studio. Potete vedere dalle immagini che abbiamo messo, abbiamo tolto alcuni pannelli e li abbiamo portati qui. Qua dentro abbiamo sistemato alcune ciambi frusaglie, ci sono cuffie, ci sono cavi, ci sono altre telecamere, un'altra telecamerina della... questa l'abbiamo messo perché faceva un po' di riflesso, però è un'altra telecamerina per fare le puntate che usavamo all'inizio, alcuni cavi rotti, robe, tastiere e microfoni che non funzionano bene come quelli. Invece da questa parte, cioè, abbiamo preso anche un kit per la luce, che sono quelle lì. Quello è il kit che usiamo per fare le puntate. Ci sono due softbox e praticamente qua dentro ci sono degli ombrelli e altre luci. Quello che non vi ho fatto vedere è che qui vicino a Rex c'è un quadro che è un progetto che voglio fare io. È un poster fatto in plexiglass, che praticamente è 3D. Alcuni mi hanno detto che sembra un sole, altri mi hanno detto che sembra un uovo cotto. Però vabbè. Allora, nel nostro studio queste sono le camere che usiamo. Questa è una Sony e l'altra cam che usiamo è la webcam, la Logitech. La Logitech è la stessa che avete visto lì dentro, la usiamo per le puntate. Avevamo due di queste, però l'altra non era mia, quindi non potevo tenerla. Questa invece è la postazione dove di solito, adesso c'è un casino perché ieri abbiamo fatto la puntata, ma è di solito la postazione che usiamo per fare la regia e dove lavoro io di solito durante il giorno. Questa è la postazione dove lavoro, qui un microfono per, diciamo, per Chris quando facciamo le puntate. Computer super potente per fare le live, per montare i video e per fare motion design, che è quello che faccio io. Adesso vi faccio vedere anche questo. E qua la puntata 29 con il Local Express. È stata una puntata meravigliosa, abbiamo fatto anche una Polaroid. Ecco, le Polaroid erano una cosa che volevamo fare per tanto tempo, con tutti gli ospiti, la foto di tutti gli ospiti, ma non l'abbiamo mai fatto. Al volo, allora, questo è il cavo che esce dalla ATEM Mini. Questo è il diciamo la scheda video per i microfoni, dove riceviamo tutti e tre i microfoni. E basta, assolutamente collegata al computer. E questa è la Blackmagic ATEM Mini per controllare le camere. Quando avevamo due camere di quelle, noi le controllavamo con i pulsanti, quindi arrivare HDMI,
inserisci qua dentro e controlli le camere con i pulsanti, puoi gestire anche audio eccetera eccetera. Ci sono le fette di transizione, puoi fare il picture in picture, e quindi questo è lo studio dove abbiamo sempre registrato le puntate, è il nostro secondo, che probabilmente nel 2023 faremo già da un'altra parte, giusto per tenere come ricordo questo video del nostro studio attuale, dove tra poco ce ne andremo. Quindi è un po' così, io penso di fare altri video, diciamo, backstage delle nostre puntate. Potete seguire queste avventure che stiamo facendo, vogliamo mantenere i nostri ospiti in presenza, vogliamo che rimanga questa cosa qui, e stiamo lavorando per questo. Suggeriteci ospiti, suggeriteci le persone interessanti che volete vedere nel nostro podcast, e iscrivetevi al canale, mettete like e ci vediamo al prossimo video, alla prossima puntata del podcast, settimana prossima, bella, ogni giovedì alle 19.